L'incontro di questa sera verte sul mio libro Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità italiana, che è un libro che essenzialmente prova a ragionare su un tema che propriamente non gode di buona stampa in questa fase, che è il tema dell'identità. Anche a un livello di superficiale analisi dei titoli che vengono prodotti su questi temi negli ultimi anni a livello accademico, di pubblicistica, giornalistico anche, possiamo ben dire, credo al di là di ogni ragionevole dubbio, che il tema dell'identità, quando viene affrontato con un taglio essenzialmente critico. Chi parla di identità oggi lo fa essenzialmente per demonizzare il concetto di identità, al quale vengono quasi sempre abbinate delle forme non propriamente amabili, che sono l'intolleranza, la xenofobia, l'odio verso il diverso. Ecco, io in questo libro ho provato, su un piano di analisi filosofica, a riabilitare il concetto di identità, mostrando come quelle che vengono sempre indicate come caratteristiche negative dell'identità siano delle forme patologiche che giustamente debbono essere messe in congedo, ma che non possono essere abbinate all'idea di identità in quanto tale. Per fare alcuni esempi molto banali, se volete, ma purtroppo necessari per fugare ogni dubbio sul tema, è bensì vero che il concetto di identità può degenerare nel concetto di quell'identitarismo regressivo e xenofobo che conosciamo in questi anni, ma non dipende dal concetto di identità in sé. È una patologia possibile che deve essere curata, ma sbagliato sarebbe pretendere di curarla liquidando il concetto stesso di identità. È un po' come, dico nel libro, se si volesse curare la polmonite rimuovendo il polmone. Ecco, polmone e polmonite non coincidono, è giusto curare il male, ma sbagliato e potenzialmente mortifero è farlo pretendendo di eliminare il corpo sano. Quindi il mio libro è essenzialmente un tentativo di ridiscussione del concetto di identità per mostrarne la sua importanza e direi anche la sua ineludibilità. Perché abbiamo bisogno del concetto di identità e che cosa significa essenzialmente il concetto di identità? In termini generali, l'identità rinvia all'idea di una sorta di fedeltà a se stessi. L'identità è in qualche modo ciò che fa sì che un ente sia identico a sé e diverso dagli altri. Quindi possiamo dire che in realtà l'identità è una categoria imprescindibile e questo già dovrebbe sollevare alcuni dubbi su quei discorsi oggi così in voga che pretendono di liquidare tout court l'idea di identità. In realtà ogni cosa è se stessa nella misura in cui ha un'identità che le permette di differenziarsi dall'altro. O se preferite potremmo dire che tutte le cose che sono, tutti gli enti, sono se stessi nella misura in cui hanno un'identità che permette loro di essere sé e non l'altro. Se non vi fossero le identità non vi sarebbero neanche le differenze. Per questo mi spingo a dire nel libro che coloro i quali celebrano retoricamente l'idea delle differenze e delle alterità, in realtà non possono farlo se non riconoscono preventivamente l'idea dell'identità. Chi ama la differenza, chi si batte per un mondo plurale di differenze, di culture diverse, può farlo a rigore se e solo se riconosce l'importanza delle identità. Perché il presupposto primo affinché si diano differenze è che si diano delle identità. Come dicevo poc'anzi, a livello generale, ogni cosa può essere se stessa nella misura in cui ha un'identità che fa sì che quella cosa sia sé e non altro. E quindi potremmo dire che la pluralità stessa rinvia all'idea di una differenza tra identità diverse, o se preferite, rinvia all'idea di identità plurali che non coincidono. Se non vi fossero le identità, non vi sarebbero nemmeno le differenze. E questo mi permette di dire una cosa in realtà ovvia, ma mai come oggi l'ovvio vuole la sua parte.
ossia il fatto che identità e differenza sono concetti che si coimplicano, sono concetti che rinviano reciprocamente gli uni agli altri. Perché? Perché l'idea stessa di differenza, come ricordavo anche in precedenza, implica il fatto che una cosa sia sé e non le altre. E questo è un tema su cui la filosofia, questo è un libro di filosofia naturalmente, è un tema su cui la filosofia viene argomentando da millenni, vorrei dire, se consideriamo il fatto che già Platone ragionava sul tema del rapporto fra identità e differenza. Nel Teeteto di Platone 185e c'è un passaggio molto bello nel quale Socrate dice: riguardo al suono e al colore, non formuleresti su tutte e due innanzitutto proprio questo pensiero, che entrambi sono? E Teeteto risponde: certo, Socrate, e quindi anche che ciascuno è diverso dall'altro mentre è identico a se stesso. Ecco, è diverso dall'altro perché è identico a se stesso, cioè appunto l'identità esiste sempre come identità con sé e come differenza dall'altro da sé. Potremmo ancora dire, ragionando sul tema platonico, che le identità sono necessariamente plurali, perché ci sia l'identità occorre che vi siano identità al plurale. Un mondo con un'identità unica è teoricamente impossibile, è solo un ente dell'immaginazione, potremmo anche dire. Bisogna quindi riconoscere il mondo come rapporto di identità e differenze. Il mio libro inizia da un aneddoto che è un aneddoto di filosofia reale, perché è un aneddoto che riguarda il filosofo Leibniz, il quale si divertiva nel parco di Hannover di fronte alle dame locali che cercavano sul parco foglie d'acero che fossero perfettamente identiche. Ecco, una di queste dame un giorno, racconta Leibniz, ritenne di aver trovato due foglie perfettamente identiche fra loro. Poi però dovette ammettere che, pur molto simili, propriamente identiche non erano. Ecco, Leibniz narrava questo episodio per teorizzare un principio che è legato alla sua filosofia, ed è il principio della identità degli indiscernibili. Il principio dell'identità degli indiscernibili dice che se non vi è differenza, se non vi è modo di distinguere due enti, allora propriamente i due enti sono in verità un solo e unico ente. Dice Leibniz: le cose delle quali l'una può essere sostituita dall'altra, mantenendone intatta la verità, sono le stesse. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che propriamente non esistono cose esattamente identiche, quando anche noi ci illudiamo di trovarle, e il mondo esiste quindi come rapporto di identità e di differenze. Questo ci permette anche di capire che l'odierna pulsione del discorso dominante a voler vedere ovunque il medesimo coincide in realtà con la neutralizzazione e delle identità e delle differenze. Il discorso oggi dominante è quello che pretende di vedere su scala globale sempre solo il medesimo, un solo modo di vivere, di consumare, di esistere, di produrre, di pensare, e lo attua sostenendo per un verso la pericolosità delle identità e per un altro verso l'idea che in qualche modo vi sia un modello unico, buono per tutto e per tutti, che deve essere in qualche modo universalizzato su scala cosmopolitica. Ora, a parte il fatto che, come ci insegna Leibniz, è impossibile ammettere l'identità completa fra enti diversi, perché appunto se fossero completamente identici in realtà sarebbero la medesima cosa, ma è altresì pericolosa questa nozione pur così in auge oggi, perché in realtà pretendere di vedere ovunque il medesimo significa distruggere le relazioni tra identità e differenze che caratterizzano il mondo. A livello ontologico, ci direbbe Leibniz, dove ogni ente è se stesso nella misura in cui è altro rispetto agli altri enti, ma anche a livello culturale, se ci pensate, se noi trasponessimo questo discorso sul piano culturale, dovremmo dire che il mondo esiste esattamente come relazione fra identità culturali e differenze. Se in fondo il mondo intero fosse un'unica identità,
si perderebbe quella pluralità, quella ricchezza, starei per dire, di identità diverse, che sono l'identità russa, quella francese, quella giapponese, insomma tutte le identità plurali che si determinano poi nelle lingue, nelle tradizioni, nei costumi, che fanno sì che l'identità del genere umano esista nella pluralità delle differenze tra identità che caratterizzano il genere umano. Ecco, mi pare di poter dire con una certa verosimiglianza che oggi siamo al cospetto di una sorta di pulsione alla neutralizzazione delle identità, che può essere variamente intesa come globalismo, come cosmopolitismo, come pensiero unico anche viene talvolta chiamato, a seconda dei punti di vista dai quali lo si analizza, e che coincide di fatto con la neutralizzazione delle identità. Ciò assume molto spesso la forma di quello che io nel mio libro chiamo il teorema anti-identitario. Che cos'è il teorema anti-identitario? È di fatto quel teorema che viene ripetuto quotidianamente non solo dal discorso scientifico e accademico, ma direi dal discorso pubblico, dal discorso dominante in ogni ambito giornalistico, mediatico, televisivo, secondo il quale discorso chi ha un'identità è per ciò stesso pericoloso per gli altri. Cioè, oggi si sta presentando a livello di narrazione dominante una prospettiva, a mio giudizio, molto pericolosa, che è quella che abbina l'idea stessa di identità alla violenza. Anni fa uscì un importante saggio, ma è uno dei tanti in realtà che sono usciti su questo tema, del filosofo Amartya Sen, che si intitolava Identità e violenza, dove fin dal titolo l'idea di identità veniva abbinata a quella di violenza. Cioè, l'idea di fondo, che oggi diventa di pubblico dominio, è che l'identità sia in quanto tale violenta. Chi ha un'identità è per ciò stesso nelle condizioni di offendere, nella migliore delle ipotesi, e poi di fare violenza letteralmente su quanti abbiano un'identità diversa. Sicché, dice il discorso dominante, il solo modo per garantire un dialogo multiculturale, un rapporto disteso fra le culture, le civiltà e i popoli, è quello di neutralizzare le identità come veicolo della violenza e dell'intolleranza per favorire il dialogo fra le culture. Però è un discorso paradossale questo per due ragioni. In primo luogo perché, dicevo, il fatto che le identità possano dar luogo alla violenza è in qualche modo una patologia che deve essere curata non distruggendo l'idea di identità in quanto tale, ma curando le sue patologie. L'esempio che portavo poc'anzi è quello della polmonite. Il fatto che i polmoni possano produrre la polmonite non è un argomento contro i polmoni, ma è semmai un argomento contro la polmonite, quindi contro una patologia. Altro errore di questa prospettiva è quello di pensare che un dialogo fra le culture, i popoli e le identità possa avvenire neutralizzando l'identità. Ora, si tratta semmai di favorire il dialogo fra le identità, ma perché si dia un dialogo fra le identità è indispensabile che vi siano le identità. Il paradosso del discorso oggi imperante è quello che chiede a ogni popolo di rinunziare alla propria identità per aprirsi al dialogo con gli altri, ma così facendo semplicemente neutralizza le identità e crea un dialogo fittizio. Quello che oggi viene celebrato come multiculturalismo, nella massima parte delle sue estrinsecazioni, è semplicemente un finto multiculturalismo in cui regna soltanto il monologo della civiltà di massa, dei mercati di fatto, della civiltà omologata dei consumi, dove in realtà non c'è più nulla da dirsi fra popoli, culture, civiltà, perché sono stati tutti di fatto colonizzati dall'unico linguaggio della merce, del consumo e della civiltà a forma di merce, appunto. Io porto come esempio nel libro, se volete avere un esempio tangibile di questo discorso, quelle pubblicità che vi mostrano i bambini vestiti da capo a piedi con le stesse marche e però con il colore della pelle diverso, no? Gli United Colors, no? Che, se ci pensate, come dire, è un'immagine apparentemente forte del dialogo multiculturale, ma in realtà le differenze
vengono annullate nella misura in cui sono sacrificate sull'altare del modello unico del consumo, perché questi bambini di culture, di civiltà diverse vengono presentati vestiti con le stesse marche, con gli stessi capi d'abbigliamento. Quindi si finge di valorizzare la differenza nell'atto stesso con cui la si neutralizza sotto le insegne di un unico logo, di un'unica marca, di un unico modo di essere. E questo è il modo più tipico di procedere dell'odierna civiltà dei mercati, che appunto procede per inclusione neutralizzante, dico io nel libro, cioè come chiede a ogni popolo di rinunziare alla propria identità per lasciarsi includere nel modello unico a forma di merce che parla l'inglese dei mercati, che sacrifica ogni valore sull'altare della forma merce, del consumo, dell'utile, e di fatto appunto produce quello che io chiamo il falso multiculturalismo. Ecco, questa variante del falso multiculturalismo trova una sua espressione molto netta in quella figura che oggi è dominante, che va sotto il nome di cosmopolitismo, no? Che è un'idea che ha una sua storia importante nel nostro Occidente. Il cosmopolitismo si trova nell'antica filosofia stoica, ad esempio, già. L'idea che in qualche modo ogni uomo sia cittadino del mondo e non di un luogo specifico nel quale magari ha avuto l'avventura di nascere. Ora, questa idea del cosmopolitismo, che ha una sua storia nobilissima, intendiamoci, tende oggi a diventare in realtà, a essere appiattita, a diventare sinonimica rispetto alla civiltà della forma di merce. Cioè, oggi il cosmopolitismo è l'ideologia di completamento del mondo che diventa mercato, in cui di fatto essere cosmopoliti significa non avere legami con una civiltà, con una cultura, con un territorio, con una lingua, con dei costumi, significa essere astratti consumatori individuali, senza legami con niente, con nessuno, sempre in movimento sul piano liscio a scorrimento onnidirezionale delle merci e delle persone mercificate, significa di fatto essere consumatori. Questa è l'ideologia del cosmopolitismo oggi, che tende a guardare con grande antipatia all'idea di nazione, naturalmente, ma soprattutto tende a guardare con grande antipatia alle istituzioni che sono fiorite nel concetto e nel quadro dell'idea di nazione. Penso alle democrazie parlamentari, ad esempio, penso ai diritti della cittadinanza che hanno caratterizzato una parte dell'avventura moderna e contemporanea della nostra storia e che già da tempo sono in fase di evaporazione. Quindi il cosmopolitismo, utilizzando un'idea nobilissima della storia del nostro Occidente, tende a veicolare in realtà semplicemente l'annessione del mondo intero sotto le logiche intrinsecamente non democratiche della forma merce. Perché in realtà quanto più si superano le identità e l'idea stessa di nazione, tanto più si superano i concetti di democrazia parlamentare, di diritti della cittadinanza e così via. Non è un mistero il fatto che in luogo del cittadino abitatore di uno Stato nazionale, quindi portatore di un preciso pacchetto di diritti e di doveri, di un senso di appartenenza a una comunità con la quale intrattiene un rapporto più o meno solidale, stia prendendo forma un'idea inedita che è quella del consumatore. Il cittadino dello Stato nazionale ha dei diritti e dei doveri che gli pertengono in quanto cittadino di quello Stato nazionale. Il consumatore in realtà non ha più un'identità sua propria, non ha un'appartenenza nazionale, non ha una cittadinanza, è in astratto può tutto sempre e comunque, ma in concreto la sua libertà è coestensiva rispetto al valore di scambio di cui dispone, cioè rispetto alla sua facoltà economica. Ecco perché con l'estinzione, o se preferite, con il tramonto della cittadinanza nazionale, stanno sparendo anche i diritti e i doveri della cittadinanza nazionale, sta subentrando una sorta di privatizzazione integrale dell'esistenza in cui i diritti non sono più diritti ma divengono merci, con una differenza abbastanza decisiva se ci pensate, perché il diritto
appartiene al cittadino, quale che sia la sua collocazione sociale. La merce in astratto appartiene a tutti, ma in concreto solo a quelli che possono permettersela, no? Un esempio banale finché volete, ma credo che aiuti a capire molti dei processi che stanno avvenendo. Se la sanità o l'istruzione sono diritti del cittadino, allora sono disponibili per tutti i cittadini di quello Stato nazionale. Se divengono merci private, sono astrattamente disponibili per tutti, ma concretamente per coloro i quali potranno permetterseli economicamente. Quindi il mito dell'inclusività cosmopolitica in realtà si rovescia dialetticamente in nuove forme di esclusione, basate sul censo, basate sul reddito e quant'altro. È quello che sta avvenendo nel nostro tempo e non è un mistero. Ecco, la logica dell'identità ha a che vedere anche con questi processi, a mio giudizio. L'identità è in qualche modo, potremmo chiamarla così anche, io ho provato a definirla così nel mio libro, l'equivalente della sovranità sul piano culturale e spirituale. L'identità per l'individuo, per i popoli, è una sorta di fortilizio di sovranità spirituale e culturale che traccia un perimetro invalicabile, intrascendibile per le logiche della civiltà della forma di merce. Ecco perché la civiltà della forma di merce ha già da tempo dichiarato guerra a tutte le identità che non siano quelle coerenti con la forma di merce, perché questo è un altro aspetto sul quale insisto nel libro, ossia il fatto che nell'atto stesso con cui la civiltà a forma di merce dichiara guerra alle identità e segnatamente a quelle identità incompatibili con la logica della merce, che sia l'identità del cittadino, l'identità di popolo, l'identità di civiltà, l'identità critica, ossia tutte quelle identità, ripeto, che si lasciano male integrare nella civiltà dei consumi, per un altro verso produce delle nuove microidentità che non soltanto sono compatibili con la civiltà a forma di merce, ma che ne sono l'espressione stessa. È quello che io chiamo nel mio libro il bazar delle identità gadgetizzate. Cioè, abbiamo tutta una serie di microidentità gadgetizzate oggi che si manifestano in altrettante ritualità del nostro presente, sono microidentità che non scalfiscono la logica del mercato, ma che anzi la rinsaldano, no? Per cui assistiamo a questa dinamica intimamente paradossale, per cui per un verso ogni identità collettiva è dichiarata illegittima, che sia l'identità nazionale, l'identità di classe, l'identità di popolo, e per un altro verso ipertroficamente proliferano microidentità di consumo, microidentità di gruppi e gruppetti che di fatto sono interne alla logica del mercato e che anzi ne sono l'espressione massima. E questo è un altro aspetto interessante di quella che io definisco la centrifugazione postmoderna delle identità, no? La centrifugazione postmoderna del mercato che produce identità parziali, identità coerenti con il mercato stesso. Ecco, in questo progetto mi pare importante ricordare il fatto che contro una logica astratta che oggi prevale, come dire, il presupposto per avere un rapporto con le altre identità e le altre culture è anzitutto avere una propria identità e una propria cultura, lo formulo nel modo più semplice possibile. Solo chi ha una propria identità e una propria cultura può amare e rispettare le altre, perché effettivamente noi possiamo essere noi stessi solo nella misura in cui ci rapportiamo all'altro rispetto a noi, ma allo stesso modo noi possiamo rispettare l'altro nella misura in cui abbiamo una nostra identità. Ancora una volta, vedete, identità e differenza, io e tu, o se preferite noi e loro, sono concetti reciprocamente innervati che si richiamano a vicenda. Non c'è io senza tu, non c'è noi senza loro, non c'è identità senza differenza. Per cui è falso
nella sua stessa base il teorema che dice che chi ha un'identità è perciò stesso nemico degli altri. In realtà è solo mediante l'identità che ci si può rapportare all'altro, riconoscendone e apprezzandone la differenza. Per cui, se volessimo rovesciare il discorso oggi imperante, dovremmo dire che il nemico non è chi ha un'identità o chi ha un'identità diversa dalla nostra. Il nemico è semmai chi non ha un'identità e si batte per sopprimere tutte le identità. Il dialogo cosiddetto multiculturale invece deve sempre presupporre identità e culture diverse. Io nel libro uso come immagine del rapporto fra identità e differenza a livello culturale Odisseo. Odisseo è il grande, e l'Odissea quindi, il secondo poema omerico, è il grande mito del rapporto tra l'identità e la differenza. Odisseo diventa pienamente se stesso, cioè acquista fino in fondo la propria identità nella misura in cui compie il viaggio nell'alterità, nell'essere altro da sé, nel lungo tragitto che lo porta a Troia e poi a ritornare dopo infinite peripezie a Itaca. Odisseo conquista la propria identità. Odisseo diventa se stesso, sviluppa la propria identità nell'incontro con l'altro. Se Odisseo fosse rimasto sempre e solo a Itaca, non sarebbe divenuto fino in fondo se stesso. Proprio come se fosse rimasto sull'isola del Ciclope, o se fosse rimasto in amorosi sensi con Calipso, o irretito dalla maga Circe, non sarebbe tornato a sé. Invece Odisseo avverte per tutto il poema il richiamo della propria patria, della propria identità, e torna nella propria patria dopo aver attraversato l'alterità e quindi essere divenuto più consapevole di sé. Questo è il punto importante, il dialogo con la differenza, dialogo che talvolta è anche scontro, intendiamoci, nei poemi omerici, no? Non è sempre un dialogo di riconoscimento come accade con i Feaci, è anche scontro con il Ciclope, no? Il Ciclope che è l'immagine di un... Di una umanità allo stato barbaro, che non conosce il nomos, dice Omero, non conosce la legge, che non conosce la legge dell'ospitalità, no? È l'immagine del ciclope, quella di un'identità non aperta all'alterità, che quindi appunto produce quella figura di che ben conosciamo con il ciclope che dichiara guerra all'alterità, no? E Odisseo invece ritorna a sé arricchito per il transito dall'alterità, no? Nei primi libri del poema, del secondo poema omerico, il figlio di Odisseo, Telemaco, brama al ritorno del padre. Il padre è l'immagine dell'identità, no? Per i greci, infatti, vigeva la figura del patronimico. Patronimico è quando ti chiedevano chi sei, sono il Pelide Achille. Sono Odisseo, figlio di Laerte, no? Il nome del padre, no? Il nome del padre è quello che ti dà l'identità, no? Tu sei tu perché tuo padre ti ha messo al mondo e quella è la tua storia, quella è la tua identità, no? Telemaco nei primi libri del poema del secondo poema omerico cosa fa? In riva al mare guarda l'orizzonte nostalgico, desideroso del ritorno in patria del padre, no? E poi si dà per mare nella sabbiosa Pilo, a Micene, per occasionare il ritorno del padre, no? È l'immagine che il ritorno del padre, lungi dall'essere qualcosa che deve semplicemente essere atteso passivamente, richiede il nostro sforzo. E Odisseo ritorna in patria, appunto, all'inizio irriconoscibile, nessuno lo riconosce. Solo alla fine diventa pienamente riconoscibile come il re, il sovrano di Itaca, no? E nell'assenza del padre vige soltanto il godimento fine a se stesso degli sfrontati pretendenti, no? La lunga notte dei proci, l'immagine del
godimento senza più la legge. Il padre è l'immagine dell'identità, della legge, dell'ordine. E quando Odisseo ritorna in patria, ripristina la logica dell'identità, della legge, della famiglia, facendo strame dei proci, no? Con l'arco, tende l'arco che nessuno dei pretendenti era riuscito a tendere e compie la sua strage. Quindi, appunto, il ritorno a sé mediato dall'alterità. Questo è un passaggio importante, a mio giudizio, che ci permette di capire come abbiamo bisogno oggi più che mai di confini tra identità differenti. E dico confini, non muri, perché oggi il discorso dominante conosce solo due polarità: o lo sconfinamento del one world cosmopolitico sans frontière, o la logica del muro, della chiusura di identità che non dialogano. Ecco, a distanza di sicurezza da queste due logiche opposte, ma che esprimono in realtà la medesima determinazione, che è quella dell'assenza del rapporto tra le identità, perché che cosa hanno in comune, se ci pensate, la logica del muro, della dura pietra che separa in maniera inappellabile le identità, e la logica invece dello sconfinamento cosmopolitico, hanno in comune il fatto che negano l'identità e il dialogo. Vuoi perché creano il muro, vuoi perché sotto il nome dell'apertura cosmopolitica unificano il pianeta imponendo un modello unico in realtà. Noi abbiamo bisogno non di sconfinamento e non di muri, ma di confini. Che cos'è il confine? Come dice la parola latina, cum finis, è un limite che mette in relazione. Il fine è la fine in cui una cosa finisce perché ne inizia un'altra, e quindi è relazione il confine. Io posso dialogare con te proprio nella misura in cui sono diverso da te. Non potrei dialogare con te se ci fosse un muro che ci tenesse ermeticamente divisi, ma non potrei dialogare con te nemmeno se non ci fosse più il confine e tu sconfinassi e occupassi la mia parte. La globalizzazione che cos'è, se non la logica di uno sconfinamento con cui una parte del mondo, con un suo modello, pretende di imporsi al mondo intero? Non c'è possibile dialogo in questi termini. C'è solo la violenza di uno sconfinamento che si legittima però dicendo che lo fa unificando il mondo. Ma questa è una violenza, evidentemente, tanto quanto quella del muro. Perché è violenza innalzare un muro che esclude l'altro e chiude ogni possibile dialogo, tanto quanto occupare la parte altrui sconfinando. Noi abbiamo bisogno, dicevo, di confini, non di muri né di sconfinamenti. Il grande filosofo Kant, nella critica della ragion pura, già sviluppa questo concetto, e poi nei prolegomeni a ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza di 2 anni successiva, sviluppa la distinzione tra due concetti che in italiano potremmo rendere con limite e con barriera, e che in tedesco sono Grenze e Schranke, cioè limite e barriera. Kant dice che la barriera è ciò che chiude ermeticamente, chiude senza rendere visibile nemmeno l'alterità. Il limite invece è una soglia che chiude e apre al tempo stesso, che si affaccia sulle due parti. Ecco, noi abbiamo bisogno di un mondo fatto di soglie e non di barriere. Abbiamo bisogno di un mondo fatto di confini e non di muri, potremmo anche dire. Confini fra identità diverse che si relazionano. Ma perché ci siano le identità, ripeto, occorre che si riconosca la pluralità stessa e non si ceda alle lusinghe del modello unico di una parte del mondo che pretende di essere buona, giusta, vera, e quindi pretende di annettere il mondo intero nella sua logica. Perché oggi prevale su scala cosmopolitica, come dicevo poc'anzi, l'idea di un cosmopolitismo che in realtà non è altro se non l'annessione del mondo intero sotto il capitale. Così prevale una cattiva forma di uguaglianza, che in realtà è l'omologazione. Noi molto spesso utilizziamo un nobile termine, che è quello di uguaglianza, per designare una cosa in sé massimamente criticabile, che è la omologazione, a tal punto che potremmo avventurarci a sostenere che la logica del capitale, che è una logica di globalizzazione, cioè di sconfinamento. Che cos'è la globalizzazione, ripeto, se non
il mondo sotto il capitale che tende a spezzare ogni argine, ogni confine per includere il mondo intero. Ecco, potremmo dire che sotto questo riguardo quella che noi chiamiamo uguaglianza in realtà è l'omologazione, cioè rendere tutto indistintamente il medesimo, è l'ideologia del medesimo. Il capitale non accetta differenze. Io nel libro dico che il capitale è eterofobo, odia l'alterità, vuole vedere ovunque il medesimo, la stessa lingua, lo stesso modo di consumare, di vestire, ciò che si determina anche nei simboli iconici, no? Che generano anche forme di familiarità alienata. Quando andate in Giappone o in Cina o in Canada e vedete gli stessi modelli, le stesse icone, gli stessi simboli di consumo, essi producono in maniera irriflessa, con un riflesso pavloviano, appunto, producono una forma di, come dire, di familiarità, ma in realtà è una forma di alienazione, perché bisognerebbe semmai provare attrazione per la differenza, per l'alterità delle culture, delle civiltà, non per ritrovare il medesimo, evidentemente. Ecco. E questo è un aspetto su cui insisto nel libro, cioè l'uguaglianza come omologazione che in realtà caratterizza il nostro tempo. E sotto questo riguardo bisognerebbe ragionare davvero su questo nuovo mondo che è stato definito il mondo della società a forma di McDonald's, no? Uno studioso di area anglosassone ha parlato di McDonaldization of society, no? La McDonaldizzazione della società, la società a forma di McDonald's viene tradotto solitamente in italiano, cioè l'idea che in qualche modo la civiltà occidentale, totalmente colonizzata dalla forma merce, dal modello di produzione capitalistica, tenda a saturare il mondo intero e a imporre su scala cosmopolitica appunto il proprio modello della razionalità efficientistica del McDonald's, in cui non soltanto consumate gli stessi pasti, le stesse pietanze, ma anche trovate lo stesso modello di razionalizzazione economica del personale, delle risorse e così via. Ecco. E questo è un aspetto che caratterizza il nostro tempo. Un altro tema su cui io insisto nel libro, uno degli autori che cito maggiormente in questo libro è Pierpaolo Pasolini, che è una figura sicuramente per molti versi non fecondamente vorrei dire non classificabile del nostro panorama culturale. Pasolini è un marxista eretico, disconosciuto dalla sinistra, non apprezzato dalla destra, al tempo ritenuto eterodosso, quando non eretico, per le sue posizioni totalmente non allineate, no? Pasolini che si schiera contro l'aborto, Pasolini che interviene denunciando l'omologazione consumistica, Pasolini che si schiera con la polizia e non con i giovani sessantottini, no? Con posizioni che lasciano perplessi gli schieramenti politici, ma lo fa con una sua logica profonda, naturalmente. Nel libro insisto molto su un concetto che Pasolini utilizza. Devo dire che a mio giudizio Pasolini è stata una delle voci che meglio hanno compreso il dramma dell'omologazione dei consumi, negli scritti corsari, ma poi anche nelle lettere luterane, poi naturalmente nella produzione filmica anche. Pasolini ha messo benissimo in luce come con la civiltà dei consumi stesse prendendo forma un potere, diceva lui, che non era più clerico-fascista ma che era edonista e permissivo. Cioè un potere essenzialmente fatto per consumatori, dove non c'erano più i sudditi ma i consumatori. Ecco, Pasolini parla in un suo intervento a Milano degli anni 70 di genocidio culturale. Pasolini, di fronte alla civiltà dei consumi, dice che essa sta letteralmente commettendo un vero e proprio genocidio culturale, facendo sparire intere culture. Pasolini pensava alle culture locali, ai dialetti,
soprattutto a Roma. Diceva: a Roma non è più possibile incontrare persone che siano radicate nella loro storia, no? Un tempo le classi dominate, dice Pasolini, erano dominate sul piano economico, ma non su quello culturale, perché avevano una loro cultura contadina, una loro cultura linguistica anche. Il guaio, dice Pasolini, è che ora, oltre a essere dominate sul piano economico, lo sono anche sul piano culturale, perché ormai hanno come mito quello del borghese, della civiltà dei consumi. E questo è quello che diceva Pasolini, quella forma di totalitarismo che nemmeno il fascismo era riuscito ad attuare in Italia. Il fascismo pareva a Pasolini una forma di totalitarismo debole rispetto a quello della civiltà dei consumi, no? Pasolini, in un suo noto intervento, svolge alcune considerazioni sulla città di Sabaudia, no? Produzione del fascismo, dice: c'è una sua razionalità, c'è una sua logica, c'è un ordine, ma il dramma che ha prodotto la civiltà dei consumi non ha pari nella storia, non ha pari nella storia. Questo è il vero totalitarismo, e questo totalitarismo oltretutto produce il genocidio culturale, intere culture che spariscono, che precipitano nell'abisso e vengono annientate. Ecco perché è così importante, a mio giudizio, ed è l'ultima parte poi del mio libro, proporre una forma di resistenza rispetto a questi processi. L'ultimo capitolo del mio libro si intitola Identità o barbarie. No, la sfida del nostro presente è riproporre un concetto di identità che sfugga alla presa ideologica di quei gruppi o di quelle tendenze che portano avanti il concetto di identità oggi in una chiave puramente regressiva, che può talvolta sfociare, come si diceva, nella xenofobia, nell'identitarismo appunto violento anche. Bisogna recuperare l'identità in chiave emancipativa, se vogliamo dire così, no? I due poli da evitare sono quello del cosmopolitismo dell'omologazione, o se preferite l'omologazione dell'indifferenza, e dall'altro l'identitarismo regressivo, che sono poi, se volete, gli stessi poli che caratterizzano sul piano politico anche il dibattito contemporaneo, che è polarizzato secondo la dicotomia globalismo e sovranismo: da un lato l'idea di una globalizzazione senza confini, e dall'altra l'idea dell'irrigidimento dei confini in una sorta di chiusura quasi, quasi totale all'interno della propria realtà nazionale. Ecco, tra queste due polarità, tertium datur, a giudizio almeno di chi vi sta parlando, e questa differenza, questa alterità, questa terza possibilità sta nel riconoscere una valenza relazionale dell'identità, l'identità come base di ogni possibile relazione con l'altro e non come qualcosa di chiuso in se stesso, no? Ecco, sotto questo riguardo l'immagine che forse può aiutarci meglio a capire il punto è la differenza fra il confine e il muro, no? Molti pensano che il muro sia la realizzazione perfetta del confine, una sorta di spessimento materiale e verticale del confine. In realtà, a rigore, il muro è la negazione dell'idea di confine, se, come ricordavo, il confine è ciò che pone in relazione le due parti, no? Il muro nega l'idea stessa di relazione, quindi non realizza il confine, ma lo perverte. Allo stesso modo, l'identitarismo regressivo, quello che pensa alla propria identità come chiusa in se stessa e come tale da doversi mantenere incontaminata e pura dalle altre, è l'equivalente simbolico del muro. E noi non abbiamo bisogno di muri, ma abbiamo bisogno, ripeto, di confini che proteggano dal muro e dallo sconfinamento, come dicevo. Allo stesso modo abbiamo bisogno di identità che ci proteggano dall'identitarismo regressivo e dal post-identitarismo della globalizzazione. Abbiamo bisogno di un vero multiculturalismo nel senso più alto, che significa non certo rinunciare alla propria cultura per aprirsi alle altre, ma semmai aprirsi alle altre sul fondamento della propria cultura, no? Ho citato prima Odisseo. La civiltà ellenica, anche in questo più saggia della nostra, non concepiva l'idea che di fronte allo xenos, allo straniero, si dovesse rinunciare alla propria identità
per aprirsi alla sua, no? Il greco si apriva all'identità dell'altro sul fondamento della propria, no? Insomma, il passaggio, ci sono molteplici passaggi nei poemi omerici che rivelano di questo, no? Glauco e Diomede, no? L'idea appunto del riconoscimento della propria identità e dell'identità altrui e della differenza, che è la base per poter dialogare con l'altro. Se non ci fosse l'identità, non ci sarebbe neanche il possibile dialogo fra i diversi, ci sarebbe una omologazione universale. Ecco, quindi questo è un punto di partenza, a mio giudizio, fondamentale, che va oltre rispetto alle categorie oggi dominanti. Abbiamo bisogno proprio dell'identità come punto di partenza per resistere all'impersonale della civiltà dei consumi. E questo è il punto fondamentale. L'ultimo capitolo del mio libro ha per titolo Telemaco e Spartaco, identità e rivoluzione. No, perché Telemaco e Spartaco? Perché sono le due figure che forse meglio di tutte rivelano la resistenza rispetto alla tendenza oggi imperante, quella da un lato di cedere in maniera ossequiosa rispetto alle nuove forme di servitù che proliferano sotto il cielo, no? Oggi c'è una parola che va per la maggiore, che è quella di resilienza, no? La resilienza significa accettare di buon grado tutto ciò che capita, di accettare di buon grado anche le catene che ci vengono imposte. Invece Spartaco è in qualche modo la figura simbolo della resistenza, dell'opposizione contro la schiavitù, no? In una pellicola recente dedicata a Spartaco di Kubrick, mi pare che fosse, si rivolgono a Spartaco dicendo: ma perché mai ti devi opporre? Sai già che finirà male, perché fate questa rivolta? Sapete già come andrà a finire, che verrete appesi tutti dal primo all'ultimo. E Spartaco dice: ma questa è una lotta per l'idea di libertà, non importa che noi finiremo male, ma noi testimoniamo dell'importanza della lotta per la libertà. Cioè la verità, potremmo dire in egelese potremmo dire che il servo ha sempre ragione nella sua rivolta. Cioè, ogni rivolta è sempre vera, o come dice testualmente Hegel, con buona pace di quelli che lo leggono come un pensatore conservatore o reazionario, Hegel lo dice testualmente: lo schiavo ha sempre ragione a ribellarsi, a lottare per spezzare le proprie catene, che sia Spartaco o che sia la rivolta di Haiti, che Hegel considerò impresa diretta praticamente al tempo, o la rivoluzione francese. Lo schiavo ha sempre ragione di ribellarsi, e se non si ribella merita di essere schiavo, potremmo aggiungere noi. Merita, se non si ribella o se aspetta qualcuno che venga a liberarlo, merita di rimanere schiavo. Lo schiavo ha ragione nella contestazione, ma per contestare oggi l'ordine dominante occorre anche direi ripartire dal concetto di identità. Solo chi ha un'identità sua propria può resistere all'impersonale. Per questo oggi la civiltà dei consumi cerca di disarticolare l'idea stessa di identità per avere degli, io li chiamo, lo chiamo la figura del nuovo homo vacuus, l'uomo svuotato di ogni identità, che è l'uomo perfetto per l'ordine dominante, perché potrà essere riempito con ogni identità che gli si vorrà attribuire di volta in volta. Ecco perché è così importante ripartire in chiave emancipativa. La difficoltà del nostro tempo, vedete, è che molte categorie che potrebbero e dovrebbero essere la base di una contestazione dell'ordine dominante vengono per un verso delegittimate dalla parte che storicamente ha rappresentato gli interessi della lotta contro l'esistente, e vengono appropriate dalla parte che invece storicamente ha difeso le ragioni dell'esistente. Quindi il paradosso è che oggi, ad esempio, è chiaro come il sole che per resistere alla globalizzazione capitalistica aveva bisogno di recuperare il concetto di sovranità nazionale come base dell'emancipazione e della democrazia. Non fosse altro che per il fatto che
come amo spesso dire, come ho sostenuto in un altro libro che si intitola Globalizzazione, non fosse altro che per il fatto che lo Stato sovrano nazionale può e storicamente è stato il luogo delle democrazie parlamentari. La globalizzazione capitalistica strutturalmente non può essere il luogo delle democrazie, è il luogo degli interessi delle classi dominanti che, anzi, superando le sovranità nazionali, superano i parlamenti e tutte quelle istituzioni democratiche sorte nel quadro degli stati nazionali. Ecco. Altra questione, l'identità. Oggi occorre recuperare l'identità in chiave antiglobalista. Peccato che il discorso sull'identità oggi venga in larga parte difeso e portato avanti da gruppi che lo portano avanti in chiave non emancipativa, ma in chiave spesso anzi palesemente regressiva. Se entriamo nell'agone del dibattito politico, ecco, il mio è un libro di filosofia, quindi mette a punto alcuni concetti, però mi rendo conto che se si entra, se si esce dall'Olimpo della filosofia e si scende nell'Ade, nella caverna di Platone, se si scende nella caverna del conflitto politico, certi concetti difficilmente possono essere liberati dal peso politico che hanno oggi, no? È innegabile che oggi il concetto di identità, che pure dovrebbe avere una sua valenza emancipativa come presupposto del dialogo dell'identità, viene difeso da gruppi che lo usano in chiave di negazione del dialogo fra le identità. E quindi abbiamo questa polarità fra il globalismo cosmopolita che unifica il mondo neutralizzando le identità, e l'identitarismo antiglobalista che in realtà ugualmente nega il dialogo fra le identità difendendo identità chiuse, arroccate in se stesse. Analogamente abbiamo la globalizzazione senza confini dei mercati e dall'altra sovranismi nazionalisti che portano avanti esattamente una logica di mercato all'interno però dello spazio nazionale. E quindi è particolarmente difficile il tema è particolarmente difficile perché non basta semplicemente enunciare i problemi, ma occorre anche decostruire le categorie oggi in auge, che è quello che ho provato a fare nel libro, appunto ragionando su temi che mi paiono importanti filosoficamente, come il concetto di identità indubbiamente è, ma che hanno poi anche una portata ineludibilmente legata al nostro presente. Ecco, io dico proprio che è proprio qui la difficoltà. Occorre andare oltre alle categorie del Novecento e del nostro tempo e provare a formulare nuove sintesi in vista del nuovo. E questo è il punto. Infatti, il libro si chiude con un passaggio che vi leggo e poi mi taccio, tratto da una lettera di Goethe a von Müller del 4 novembre del 1823, nella quale lettera Goethe scriveva: l'autentica nostalgia deve essere produttrice, deve creare del nuovo che sia migliore. Noi abbiamo bisogno oggi di una nostalgia che non guardi al passato, ma che guardi al futuro. Ecco, la nostalgia di un futuro diverso e migliore. Questo dovrebbe essere l'obiettivo primario del pensare e dell'agire altrimenti. Grazie, Dio, sei fantastico.